De Laurentiis vuole cominciare a girare un nuovo film per dimenticare il thriller da incubo degli ultimi due mesi senza vittorie, in cui il Napoli ha raccolto la miseria di 3 punti in 5 partite. Dei nuovi attori scritturati, solo Mannini ha subito un ruolo da protagonista sulla fascia sinistra del 3-5-2, che il confermato Rei ha studiato da opporre all'Udinese. Il tecnico di Gorizia deve inventarsi una difesa d'emergenza per gli infortuni di Jezzo, Domizzi, Cupi e Savini. A centrocampo rientra Blasi dopo la squalifica. Il tandem d'attacco è formato da Lavezzi e Zalajeta. Nell'Udinese, che deve vendicare il 5-0 dell'andata, Ferronetti sostituisce l'infortunato Mesto sulla fascia destra. Il tridente d'attacco non è tutto napoletano, perché insieme a Di Natale e Quagliarella c'è Pepe al posto dell'altro scugnizzo, Floro Flores. Parte alla grande il Napoli, Zalajeta ruba palla a Inler, lascia partire una fiondata potentissima, Handanovic vola e con il guantone destro riesce a deviare il pallone sulla traversa. Sul successivo corner continui azione i reattori, ma c'è ancora il legno sulla strada della rinascita degli azzurri. L'avvio della squadra di Reia sembra proprio quello del film sognato da De Laurentiis. Lavezzi galoppa a destra, mette in mezzo e Zapata, nel tentativo di anticipare Zalajeta, si rende protagonista del più classico degli autogol. Il San Paolo esulta, le difficoltà sembrano solo un ricordo, il Napoli è già in vantaggio. Sembra tutto troppo facile, infatti subito dopo l'Udinese pareggia. Punizione di D'Agostino, Mannini si perde Pepe che fredda Gianello. Per l'attaccante bianconero è il primo gol in campionato con la maglia dell'Udinese. Avvio spettacolare al San Paolo, al 9° minuto il risultato dice già 1-1 per gli azzurri, è tutto da rifare. Il Napoli prova a riprendersi, sfonda ancora a destra con Garix, cross in area, Amsic prova il colpo di testa piazzato. Il pallone finisce di poco a lato sul fondo. Minuto 31, l'Udinese prova ad azionare il contropiede sincronizzato, Quagliarella parte come una scheggia, nessuno riesce a fermarlo, la palla però non arriva a Di Natale che l'aveva accompagnato. I friulani conquistano fiducia e terreno, Pepe dalla fascia destra prova il cross, ne esce un tiro insidiosissimo per Gianello che si stampa direttamente sul palo. Reia si fa sentire dai suoi che sembrano in riserva di energie. Di Natale verticalizza, Dossena tocca solo, contrastato da Contini. Poi Zapata cade al limite dell'area dopo il contatto con Paolo Cannavaro. Airoldi sfodera subito il cartellino rosso, il capitano del Napoli protesta furioso, ma deve lasciare i suoi in inferiorità numerica. La ripresa comincia con l'esordio del secondo nuovo acquisto del Napoli, Fabiano Santa Croce entra al posto di Garix. Minuto numero 13 della ripresa, attacca l'Udinese, Ferronetti mette in mezzo, Santa Croce rinvia in qualche modo. Pepe fa partire una cannonata che sfiora l'incrocio dei pali. Un minuto dopo l'attaccante numero 7 dei friulani prova a saltare Amsic, c'è un leggero contatto, Airoldi però decide per la simulazione e il cartellino giallo, Pepe era già ammonito e viene così ristabilita la parità numerica. Il Napoli si riversa allora in attacco alla ricerca del pareggio, Gargano per Lavezzi che apre il fuoco da lontanissimo, ma il pallone termina sui cartelloni pubblicitari. Anche Marino ricorre al suo nuovo acquisto di gennaio, Riccardo Colombo ex Albino Leff rileva Ferronetti. Quagliarella prova a bagnare il suo esordio a San Paolo con una prodezza, il suo tiro è deviato da Santa Croce, la palla vola pericolosamente vicino all'incrocio e finisce fuori. Poi si accende improvvisamente il Poce Zecchiele, prende palla sulla tre quarti, danza e scarica al destro, il pallone rimbalza a Beffardo davanti ad Handanovic ed incendia il San Paolo che torna a sognare. Grazie a Lavezzi, Napoli 2, Udinese 1, Reia intanto inserisce anche pazienza per Amsic a difesa della vittoria. Passa un minuto, attacca ancora il Napoli sulle ali dell'entusiasmo, Colombo per fermare Zalajeta, serve involontariamente Lavezzi che con un tocco sotto chiude la partita. È il quinto gol in campionato del fantasista argentino che in 2 minuti ha riscritto la storia della partita con una doppietta. Vince il Napoli 3-1, per l'Udinese una frenata brusca, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime 3 partite non possono non essere una spia d'allarme per i friulani. Il Napoli, che non vinceva da 9 dicembre, chiude invece così la sua crisi. Reia e De Laurentiis possono finalmente festeggiare insieme la prima gioia del 2008. Il nuovo film, che voleva il produttore cinematografico napoletano, sembra proprio cominciato. La colonna sonora è naturalmente un tango argentino.